Benvenuti al Cinema Citrigno per la presentazione del film Vergine Giurata. Io chiamo sul palco qui per questa breve chiacchierata prima della proiezione il presidente della fondazione Caricam, Mario Bozzo, Giuseppe Citrigno, presidente dell'ANEC Calabria, e diamo il benvenuto alla regista Laura Bispuri e al produttore Gregorio Paonessa, grazie. Tra i vincitori del nostro premio per la cultura mediterranea, che si articola appunto in 7 sezioni, per la narrativa abbiamo scelto il romanzo di Elvira Donessa, appunto La Vergine Giurata. La Donessa è una scrittrice albanese, ora vive però fuori dall'Albania, un po' anche negli Stati Uniti o in altre parti, ed è un libro che abbiamo scelto all'interno del nostro premio con una giuria proprio internazionale, perché oltre ad essere scritto come pochi libri oggi vengono scritti, cioè in maniera decente, in maniera da catturare anche l'attenzione del lettore, affrontava ed affronta un tema di grandissima attualità, che è appunto la posizione della donna nell'ambito di alcuni paesi, quelli soprattutto del Medio Oriente e comunque della sponda sud del Mediterraneo, dove la donna è emarginata, e nel caso del romanzo e del film, per avere qualche diritto, per illudersi di averlo, deve immaginare di essere, anzi deve mascherarsi e immaginare, far finta di essere uomo e comportarsi come uomo, ritirandosi anche sulla montagna a combattere, eccetera. Poi le cose andranno un po' diversamente per come vedrete questa sera. Quindi io sono anche felicissimo perché noi 7 anni fa facemmo all'interno del nostro premio una scelta appunto felicissima, e la conferma viene a distanza di 7 anni dal fatto che il cinema si piega su questo romanzo, lo interpreta liberamente attraverso anche il giovanile entusiasmo di questa regista, che sembra una ragazzina ma ha già mietuto successi anche a livello internazionale, ha rischiato di vincere addirittura il grosso, come si chiama, l'Orso d'Oro appunto a Berlino. Quindi è già, poi c'è Paonessa che è un regista catanzarese, vorrebbe fare molte altre cose in Calabria, speriamo di poterle fare, perché no, magari insieme. Concludo dicendo che questo abbinamento letteratura-cinema è al centro degli interessi della nostra fondazione. Grazie Presidente. Passo la parola invece al Presidente Giuseppe Citrigno, perché ce lo sentiamo anche un po' nostro questo film, proprio per la presenza del produttore Paonessa, no? Ah, io ringrazio Gregorio per questo piccolo gioiello che è riuscito a produrre. Non dimentichiamoci che Gregorio ha prodotto Via Castellana Bandiera ed è il produttore di riferimento di Michelangelo Frammartino. Nei titoli di testa vedrete che intorno a questo film c'è stato un coagulo di produzioni importanti, ma soprattutto di due entità come la Film Commission Alto Adige e quella del Lazio. Questo purtroppo per me, che sono in commissione cinema, è ancora un duro colpo, perché un personaggio come Gregorio Paonessa, che parte dalla Calabria, diventa uno dei produttori di riferimento per il cinema di qualità a Roma, non poter dargli una mano qui in Calabria perché manca un'istituzione come la Film Commission è dura da ingoiare. Il mio augurio è quello che insieme anche al professore Bozzo, alla Fondazione Caricala, che è sempre sensibile, cercare di far capire ai nostri politici che al di là di tanti problemi che ha la Calabria, uno che si può risolvere è quello degli investimenti nella cultura, quindi nel cinema, e che dà posti di lavoro, perché la Film Commission può creare posti di lavoro intorno al cinema, si può creare un indotto intorno alle produzioni, quindi valorizzare alberghi, ristoranti e quant'altro, e quindi sviluppare anche quello che purtroppo in una regione a noi vicina come
come la Basilicata e il turismo legato al cinema. Io l'ho detto anche... Speriamo, incrociamo le dita. Allora, Laura Bisturi, film d'esordio, lungometraggio d'esordio per Laura Bisturi, ed è già insomma in concorso a Berlino, unico film italiano, dicevamo, uno sguardo al femminile del cinema. Lo vorrei sottolineare perché in realtà qui ci sono diversi sguardi femminili, lo sguardo al femminile della letteratura di Elvira Donnes, c'è lo sguardo di Laura Bisturi e poi c'è Alba Rohrwacher, che ha reso probabilmente con la sua interpretazione ancora più, no, valore a questo film, applauditissima al Festival di Berlino, proprio perché la sua interpretazione è stata diciamo sottolineata dalla critica come una interpretazione di grande intensità. Ha fatto un lavoro veramente difficile, Alba Rohrwacher addirittura ha imparato l'albanese per poter entrare nel ruolo, no? Sì, buonasera a tutti. Intanto volevo ringraziarvi per la serata, perché devo dire si sente un fermento culturale importante, nel senso che l'Italia davvero ha bisogno di iniziative continue di questo tipo e non sono per niente scontate, quindi davvero vi ringrazio. Poi sono ovviamente emozionata e contenta del legame che c'è appunto con Elvira rispetto a questo luogo, perché la mia avventura è partita proprio dall'incontro con il libro e c'è stato un lavoro di 3 anni e mezzo sulla stesura della sceneggiatura e con un continuo rapporto con Elvira che non è entrata nella, diciamo, nella fase di scrittura, ma c'era un confronto continuo. E quindi il legame con lei comunque nel film è molto importante ed è alla fine oggi avere la copertina del libro ristampata con l'immagine del film per me è un onore e mi sembra che comunque chiude un cerchio. E per quanto riguarda il film, sì, io appunto proprio leggendo il libro sentivo, al di là di un legame personale mio con questa storia, perché trattava dei personaggi che sicuramente mi stanno a cuore e che avevo iniziato ad attraversare negli altri miei lavori precedenti, sentivo anche un senso di responsabilità nella scelta di questa storia e credo che un regista debba avere una responsabilità quando sceglie una storia da raccontare. Questo libro e questo film hanno delle riflessioni importanti, e delle riflessioni sul tema della femminilità sicuramente, ma dell'identità in genere, quindi cerca anche di allargare lo sguardo su questo. E quindi insomma mi sembrava una storia che mi entusiasmava ma che aveva una sua forza, una sua importanza. È stata un'avventura lunga, il rapporto con Alba è stato speciale, è stato un lavoro di stratificazione su questo personaggio, che è un personaggio complesso, che però io volevo rendere il più possibile complesso da una parte ma semplice. Per cui questa doppia valenza non era immediata, l'abbiamo cercata lavorando insieme in maniera molto vicina. Nella fase di preparazione ero io che andavo in Albania sulle montagne e raccoglievo tanto materiale, lo portavo ad Alba e questo ci dava modo appunto di stratificare, perché ogni volta aggiungevamo un livello di conoscenza e di impressioni che a me quel luogo faceva. E poi c'è stato il momento invece di arrivare alla realizzazione del film e lì ci siamo proprio addentrate rispetto ad alcune chiavi anche di performance attoriale. Avete fatto un lavoro sul campo, siete andate per... vi siete confrontate, leggevo anche, avete incontrato queste vergini giurate. Sì, io ne ho incontrate varie, di varie età diversa, sono stati degli incontri forti e importanti, ovviamente, per conoscere da vicino, perché il film comunque ha un approccio legato alla realtà, con uno sguardo ovviamente di reinterpretazione, però c'è un forte contatto con la realtà a cui tengo, e essendo poi una cultura non mia era
veramente necessario addentrarmi e quindi conoscere loro, oltre a studiarle ovviamente. Leggevo che vi siete avvicinate comunque con molto rispetto a questo tipo di cultura, sì. Insomma, a pochi chilometri da noi c'è questa legge arcaica che ancora vige, anche se insomma probabilmente questo giuramento della Vergine giurata comincia, diciamo, un pochettino forse a essere indebolito, insomma si comincia a scardinare questo sistema forse. Sì, diciamo che stanno diminuendo le vergini giurate, però ancora ci sono, vivono lì e sono sì, montagne del nord. Montagne del nord dell'Albania, al confine con il Kosovo e il Montenegro, che è una zona sconfinata, molto isolata, in cui quando nevica le case rimangono veramente sperdute, isolate, e dove appunto vivono queste creature facendo una scelta estrema, perché è una scelta di ulteriore isolamento, perché appunto non hanno la possibilità di avere nessun tipo di affetto, di amore, di sessualità, e per cui sono insomma, sono scelte estreme che stanno diminuendo ma che ancora esistono lì. No, insomma, sono molto affascinanti. Gregorio Paonessa, questo film è arrivato a Berlino e ha avuto un riconoscimento dai diversi paesi, no? Proprio perché è stato considerato un film che si racconta una storia particolare, però in realtà il messaggio è universale. Sì, magari Laura l'avrebbe detto meglio, certo. Parliamo dell'identità e della condizione femminile, però la riflessione è sulla libertà dell'essere umano, quindi è un messaggio più universale. No, però io magari su questo preferisco che parli Laura, invece mi interessa approfittare della vostra pazienza per riprendere il discorso che faceva Giuseppe Citrigno. Se noi avessimo voluto e potuto girare la parte italiana di questo film a Cosenza, a Rende, a Comenda e non a Bolzano, probabilmente non avremmo avuto nessun tipo di problema, perché non vedrete nelle stelle alpine, nelle cime innevate, sì, a Bolzano avevamo il vantaggio di avere una piscina dove si fa del nuoto sincronizzato, però quello che dico non ha a che vedere, come dire, necessariamente con questo film. Ma nel caso in cui avessimo potuto girare a Cosenza, noi avremmo speso sul territorio circa 300.000 euro. Ed è il discorso che facevi tu, Giuseppe. Sappiate che, questo Giuseppe non l'ha detto, che c'è un moltiplicatore che è provato, che ogni euro speso si moltiplica per 3 come effetti sul territorio, minimo per 3. In Puglia viene decuplicato. La Puglia investe 5 milioni di euro nella Film Commission e incassa 50 sul territorio. Allora, io sono calabrese e al di là del fatto che mi trovi immeritatamente e forse anche casualmente a fare questo mestiere, visto che questa terra di problemi ce n'ha, un investimento nel cinema, una ricettività, come dire, magari sarebbe una goccia in un mare di difficoltà, però cominciamo da quella goccia. Finito questo discorso un po' più tecnico, vedrete un film che non è una commedia, ve lo dico subito, non, forse in alcuni momenti si può anche sorridere, però credo che poi al cinema si vada anche a scegliere delle cose, come dire, ogni tanto diverse da quelle che invece normalmente e più frequentemente si possono fruire. Io ringrazio Giuseppe per aver programmato il film e se, solo se, il film stasera a voi piace,
spargete la voce, perché questi film hanno bisogno del loro pubblico. Presidente, a proposito del romanzo dell'Adonis, la cosa interessante è che era un romanzo scritto da una scrittrice albanese in italiano. Questo aveva un valore aggiunto, sì. Vero? Sì, sì. E devo dire che quando venne qui Elvira Adonis, ad una mia precisa domanda, se avesse avuto bisogno o meno, no, di risciacquare un po' i panni nell'arma della lingua italiana consultando qualche esperto, ha detto assolutamente no, perché sono orgogliosa di parlare un perfetto italiano e quindi cioè, non ho bisogno né di traduttori né di altri personaggi di mediazione. Quindi sì, scritto benissimo ed è, ripeto, un libro, un romanzo che va direttamente alle cose, non perde tempo in una sagra di parole inutili, come spesso accade in tante narrative odierne. Sono pochi gli aggettivi, sono pochi anche gli avverbi, dominano i sostantivi ed i verbi, come è giusto che sia una scrittura che è fatta di cose e non di parole. Ecco, a questo punto quindi chiedo a Laura come invece hai tradotto questa essenzialità di scrittura, che arriva forse a diventare anche dura, no? In alcuni passaggi nel tuo film, dove mentre il romanzo parte probabilmente già da lei che va negli Stati Uniti e quindi la troviamo già che ha deciso di cambiare, no? Di non essere più una vergine giurata, quindi nella sua fase di trasformazione, tu invece lavori su due temporalità. Sì, no, in realtà la struttura del film, che è appunto un continuo andare avanti e indietro nel tempo, era una cosa che c'era anche nel libro. No, mi colpisce questo termine di essenzialità che viene usato rispetto al libro, perché anche nel mio film c'è stata una ricerca in questo senso, e devo dire che è stata una delle cose che è stata più sottolineata dai critici, questo rigore, questa tendenza ad asciugare, quindi in maniera istintiva mia o anche per una contaminazione dal romanzo, in effetti c'è stato lo stesso tipo di stile, proprio di uno stile asciutto. E, il fatto che sia stato scritto in italiano mi fa quasi dire che forse era destino che doveva essere una regista italiana a girare il film, e infatti produttore, e quindi no, il lavoro di sceneggiatore è stato quello comunque di sentire una certa libertà nell'interpretare, perché poi si tratta di due linguaggi diversi, e mantenendo il cuore della storia, io credo, simile al film, tanto è vero che Elvira mi ha risposto in maniera positiva su questo. E chiaramente appunto nel lavoro di cambiamento la parte americana è stata trasportata in Italia, c'era una parte del libro legata a Tirana che invece è stata eliminata per una serie di motivi, che comunque volevo che il film fosse diviso in due spaccati appunto essenziali, con le montagne e la città. E c'è un recupero invece dell'infanzia che nel libro non c'è e che nel film viene raccontato, e c'è l'aggiunta del personaggio della coprotagonista Lila, che nel libro era solamente in Italia e invece noi la raccontiamo anche in Albania. Insomma, diciamo che a partire dal cuore del libro abbiamo poi cercato di approfondire delle... Poi la cosa interessante è che lavorando a quattro mani con la scrittrice, in realtà è come se si fosse, insomma, si fosse creata un'altra opera, no, per lei, proprio perché in realtà tu non sì, liberamente ispirato, ma c'era dietro anche la scrittrice in questo tuo lavoro, quindi in realtà è come se si fosse creata un'altra opera, no? Sì. Con anche la guida della scrittrice, quindi il romanzo ha una vita, il film ha una sua vita. Sì, sì, sì.
Elvira non firma la sceneggiatura, nel senso, però c'è stato veramente un rapporto continuo con lei, di confronto. Anche lei ha indagato probabilmente degli aspetti che nel romanzo non aveva fatto, quindi è stata un'occasione anche per lei. Io ci tenevo molto chiaramente a far vedere Elvira il film una volta che era finito, ero in attesa, e quando appunto lei poi mi ha detto che l'ha amato molto, per me è stato importantissimo. Senti, io ho letto che alcuni dei giornalisti albanesi si sono sorpresi ascoltando Alvar Orbacher perché aveva una perfetta pronuncia in albanese. Ma ci capita spesso, anche ultimamente a Milano abbiamo fatto una proiezione del film e dopo si è alzata una ragazza albanese delle montagne e ho confermato questa cosa, per cui ci capita molto spesso di avere in effetti questo riscontro. Abba ha imparato il dialetto delle montagne, il gag, in maniera perfetta, l'ha studiato, c'è entrata, ovviamente avevamo delle persone che ci aiutavano, ma nella sua recitazione non c'è mai la sensazione che lei si fermi davanti alla lingua, ma è una lingua che le è entrata dentro. Senti, un'ultima domanda: come ha recepito la critica albanese questo film? Un film duro, no? Per certi aspetti. Ma subito dopo Berlino so che è uscito un articolo di 4 pagine molto positivo su un giornale importante albanese. Chiaramente il film deve ancora uscire lì, quindi ancora dobbiamo avere un riscontro ulteriore. Le persone albanesi che finora l'hanno visto l'hanno amato, chiaramente racconta dei temi loro forti, però insomma credo che l'arte abbia anche la libertà di fare questo. Eccolo qua, la Fondazione Carica dell'Anica Calabria per Vergine Giurata Laura Bisturi, e poi al produttore Gregorio Paonessa. E speriamo che, insomma, inizi una bella collaborazione qui in Calabria con questo produttore che è molto coraggioso, porta avanti dei progetti molto interessanti. E poi un premio lo consegnate voi alla grande Alvar Orbacher da parte della Fondazione Carica e di Anica Calabria per la sua splendida interpretazione. Grazie mille, noi vi lasciamo alla proiezione di Vergine Giurata da Laura Bisturi. Buona serata.